Quello nella Basilica di Sant'Antonino è un presepe a grandi dimensioni, è un presepe dove i dettagli, gli animali fanno la differenza. Come nasce questa tradizione? Il presepe è per i bambini, essenzialmente. Io l'ho fatto per i bimbi, non certo per gli adulti. Inizialmente nasce solo con la capanna, poi successivamente nel corso degli anni si è sviluppato, però fin dall'inizio la presenza degli animali è stata importante, insomma, perché poi suscitava la curiosità, cioè, i bambini facevano gara di individuare quanti animali ci sono, quindi la lucertola che si arrampica sulla colonna, il topolino sul trave, il nido con gli uccellini, quelli ci sono stati da sempre. Poi nel corso degli anni si è aggiunta la ranocchia sulla fontana, il galletto sul tetto, altri uccellini, le farfalle, i due ricci, ultimamente il gatto che abbiamo messo dentro nella capanna di Maria e Giuseppe, poi vabbè, il bue e l'asino naturalmente, e le pecore non possono mancare. Ai giorni nostri qual è ancora la potenza del presepe? Ma per i bimbi senz'altro è importante. Adesso un presepe di queste dimensioni lo vedono quasi un po', non dico come un grosso giocattolo, però ecco, richiama al senso della festa, ecco. Capiscono che nella chiesa viene introdotto qualcosa di particolare, di diverso, loro ci si soffermano, vedo che i genitori o i nonni soprattutto spiegano. Io ho preferito adattarlo all'Occidente, alla nostra campagna, insomma, ecco, non dico al Medioevo, anche se lo sfondo del presepe è ispirato ad un affresco del Lorenzetti sul buon governo, ecco, e anche le case, una casa col graticcio, si ispirano alle abitazioni medievali.